Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In primo piano la salute e anche la situazione emergenziale riguardante la pandemia, perché il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione per implementare il sostegno psicologico per tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento molto particolare, quello legato alle restrizioni del Covid e anche a una vita completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Quindi il Consiglio regionale, l'Assemblea Toscana ha approvato questa mozione proprio per far sì che il sostegno sia sempre maggiore. Implementare l'offerta di servizi psicologici all'interno del servizio sanitario regionale, anche valutando la realizzazione di specifici progetti sperimentali come quello presentato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, denominato Psicologo nelle Case della Salute. È quanto chiede una risoluzione approvata dal Consiglio regionale, sottolineando la necessità di attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo affinché venga quanto prima istituito un servizio di psicologia di cure primarie. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione, in particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio. Direi che è stata una risoluzione portata dalla commissione, dalla terza commissione sanità, è stata recepita in consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante, debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento, che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che, se non recuperate o accompagnate, potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, la loro socialità, la loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento. Non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale, che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, e ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown, e come abbiamo detto e ripetuto tante volte un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del presviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto
le capacità cognitive, le capacità, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico, e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità questa pandemia. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale, e quel percorso lì mi ha aiutato, perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo, perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima, e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. E a proposito di coronavirus, un anno di lockdown raccontato con fotografie, immagini e anche parole all'interno di un libro presentato proprio in Consiglio regionale in Palazzo del Pegaso, 365 giorni con la restrizione massima attuata dal passato governo Conte fino ad arrivare ai giorni odierni in cui il Covid è tornato a farsi avanti ancora in modo molto prepotente e preoccupante. Allora cerchiamo di fare il punto della situazione con l'intervento anche di tanti colleghi giornalisti. Dalle piazze che si svuotano alle terapie intensive che si riempiono, la musica sui balconi e le file nei supermercati, le scuole, i musei chiusi, 9 marzo 2020, 9 marzo 2021, i 12 mesi che hanno cambiato le nostre vite, racchiusi in un libro, Lockdown un anno dopo, poche parole, molte immagini di momenti che restano indelebili nella nostra mente, così come li ha raccontati la stampa toscana, le testate dei principali quotidiani, con grandi scatti, esempio di fotogiornalismo. La riscossa dell'informazione vera, un motivo di orgoglio per una professione che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno ricordato i rappresentanti del mondo della stampa accanto alle istituzioni. È un momento per ricordare un giorno che ha fatto la storia. Purtroppo è cambiata la vita di ciascuno di noi, è un modo per dire grazie alla pazienza che hanno avuto le tante cittadine e i tanti cittadini della Toscana, è un modo per ringraziare gli operatori che sono stati in prima linea, i sanitari, il mondo del volontariato, gli infermieri, coloro i quali mentre noi eravamo chiusi in casa hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone. È un po' un ricordo per immagini di come è cambiata la nostra vita, dalle piazze vuote alle terapie intensive piene, ma è anche un segnale di speranza, la speranza che ci dà Toscana Life Science con gli anticorpi monoclonali, le prime vaccinazioni. È un modo anche per mandare un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini del ruolo che svolgete tutti voi come informazione. Noi siamo abituati ormai a vivere in una comunicazione che attraverso la rete a volte è piena anche di notizie non vere. Quindi è un modo per dirvi grazie, grazie per come avete informato le cittadine e i cittadini. Ci chiedevano chiarezza e grazie al vostro lavoro questa chiarezza, purtroppo anche nelle difficoltà che stiamo vivendo, è avvenuta. Oggi noi ci troviamo a vivere una fase diversa, quella in cui aspettiamo con forza che arrivino milioni di vaccini per poter dare a tutti la speranza e l'opportunità di pensare ad un futuro migliore. E questo è anche un modo per essere vicini, non solo con i ristori che stiamo mettendo a disposizione,
alle tante imprese che hanno visto chiudere le loro attività con le saracinesche abbassate. Insomma, in questo libro troverete il racconto fatto per immagini di quest'anno, un racconto difficile, un racconto di sofferenza, un racconto purtroppo di migliaia di morti, un racconto che speriamo di non dover far più tra qualche settimana, tra qualche mese. Possiamo dire che è iniziata una fase nuova, una fase di speranza e di ripartenza. Io credo che quest'anno ci ha fornito almeno tre elementi importanti su cui riflettere. Il primo aspetto è che la buona informazione e, al contrario, le fake news hanno dimostrato quanto sia fondamentale per il nostro bene primario, sia per la salute, per l'elemento caratterizzante della nostra vita, avere a disposizione delle informazioni corrette, esatte, verificate. Questo è stato un elemento che ha trasportato il dibattito sul fake news da un aspetto più accademico, più azzimato, più ristretto nella nostra vita quotidiana, di ogni giorno. Ciascuno di noi ha potuto misurare quanto sia importante la buona informazione. Il secondo aspetto che ci consegna questo libro è il fatto che per una volta siamo in qualche maniera raccontati e non raccontiamo e basta. Ciò che sta dietro lo schermo viene un po' alla luce, e viene alla luce appunto l'importanza, il sacrificio, il ruolo, le difficoltà che abbiamo riscontrato in tutto questo periodo per dare una corretta informazione. Il terzo aspetto, secondo me, riguarda il fatto che il disagio sociale ha trovato purtroppo un parafulmine su cui scaricarsi, che è l'informazione, che sono i giornalisti, che sono i giornali. Ci sono stati tanti atti di intimidazione, di minaccia, di violenza nei confronti di chi fa informazione. Questo è un fatto, se volete, paradossale, perché se c'è una luce che ci può guidare in questa notte, lunghissima notte buia che stiamo attraversando, è la buona informazione. E io credo che tutti noi giornalisti dovremmo essere orgogliosi della nostra opera, di ciò che stiamo facendo, del valore che portiamo non solo alla democrazia, ma alla vita di ogni cittadino. Chiudiamo parlando di agricoltura e di Artea, perché è stato approvato dal Consiglio regionale il bilancio preventivo 2021 dell'agenzia che si occupa delle erogazioni per l'agricoltura. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico per il 2021 di Artea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il bilancio prevede di chiudere in pareggio con un valore della produzione di oltre 3,2 milioni. Sul fronte delle spese sono previste oltre 2,7 milioni per l'acquisto di beni e servizi. Infine, il piano triennale degli investimenti 2021-2023 prevede impieghi nel primo anno per 370.000 euro. La proposta di delibera è stata illustrata dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Ilaria Bugetti. Abbiamo approvato il bilancio preventivo per il 2021 del bilancio di Artea, che ricomprende tutti i fondi europei FEAGA e FEASR. Sono molto importanti perché gestiscono una parte di un settore strategico per la nostra regione di oltre 3 milioni di euro e 137.000 prese in carico di imprese e di pratiche. E adesso siamo nella fase cruciale, infatti per il 2021 dovremo ultimare quella che è la gestione e la riscossione, il pagamento della fine fondi di questa fase, quindi fino al 2023 come data ultima, e cominciare a programmare il 21-27. Quindi con prospettive interessanti, perché ricordo che Artea non gestisce solo la parte dei fondi agricoli, benché preponderante, ma anche fondi europei, programmi regionali extra agricoltura. Quindi rimane un ente per noi strategico che ancora di più in questa fase dovrà occuparsi di relazionarsi con le aziende e con la regione per far sì che si riescano a spendere, come ben fatto fino ad oggi, tutti i fondi che arriveranno a questa regione. Il bilancio di Artea procede sugli stessi binari che abbiamo seguito finora, ma è il momento di un cambio di passo. Dobbiamo cominciare ad attivare maggiormente la digitalizzazione di quelli che sono i servizi alle imprese, e per fare questo
Dobbiamo prevedere anche dei cambiamenti nella struttura dell'ente pagatore. Ancora oggi, come nel primo anno in cui ho fatto il mio ingresso in Consiglio regionale, ci sono dei fortissimi ritardi in alcuni pagamenti, che significa che alcuni imprenditori, anche giovani imprenditori e le loro famiglie, impegnano del denaro per aprire un'azienda, aprono fideiussioni, conti in banca e quant'altro, e magari si vedono arrivare dopo 2 anni i soldi che magari erano riusciti ad ottenere grazie a un bando di finanziamento con Giovani Sì. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it tutti gli aggiornamenti, tutte le novità riguardanti l'Assemblea Toscana. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.